scienza è soltanto un modo di conoscere la realtà. Quindi non è il solo e unico modo, e di questo bisogna prenderne atto. La scienza usa per antonomasia il riduzionismo, cioè riduce tutto alla visione materiale della realtà. Ma già basta cambiare questa visione. Possiamo fare l'analogia delle frequenze. La radio trasmette quella stazione perché è sintonizzata su quella frequenza, ma se cambio frequenza mi sintonizzo su un'altra stazione. Così la scienza rischia di fare questo. Cioè, praticamente, cosa fa? Usa soltanto una frequenza, quella della materialità. Ma che cos'è la materia? Perché la scienza questo se lo domanda, ma lo spirito forse ha già risposto. Perché nel momento che la materia non è altro che una frequenza di luce condensata e di energia, comunque deriva dalla luce, dal momento che tutto è onda, prima ancora di essere particella, allora ecco che noi, con la visione soltanto materialistica della realtà, ci perdiamo tutto l'altro spettro delle frequenze. Tutto l'altro che costituisce l'alterità, no? Dimensionale della realtà. Cioè, come se noi esplorassimo solo in senso unidimensionale, quando invece la realtà è multidimensionale. Posso fare un parallelo con la musica. Esiste la musica monofonica, esiste la musica polifonica, esiste la musica piatta, bidimensionale, esiste la musica tridimensionale. Se voi vi fate un bel sintetizzatore della CR, della GRP, scoprite suoni che altrimenti usando una normale tastiera o un normale strumento musicale non vi vengono fuori. L'ingegnere che ha inventato il GRP Synthesizer ha scoperto suoni a cui non eravamo abituati. Ha scoperto di fatto suoni che la nostra mente non era non solo in grado di udire, ma nemmeno di concepire. E invece poi sentendoli, abituandosi a quei suoni, poi uno scopre appunto dei suoni tridimensionali altrimenti sconosciuti. Ecco, ora lo stesso concetto, noi lo applichiamo alla realtà. Nella visione materialistica della realtà noi vediamo soltanto in tre dimensioni. Ma già il terzo occhio ci dice che ce ne stanno altre dimensioni sensoriali, perché aprendo questi sensi oltre il quinto, allora noi accediamo veramente ad altri sensi che sono addormentati nell'uomo, ma nell'uomo risvegliato invece questi sensi appaiono, iniziano ad apparire con i loro frutti, con i santi le chiamano estasi mistiche, i guru le chiamano meditazione, i buddhisti le chiamano nirvana, ma anche meditazione, anche loro la chiamano meditazione.
yogi la chiamano meditazione, yogica. Comunque tutte queste cose sono realtà, non sono fantasie. Cioè il fatto che non si possono toccare con i cinque sensi, non si possono avvertire con i cinque sensi, non significa che non esistono. E quindi praticamente il punto è questo, che l'uomo incompleto, è quello ridotto dalla visione meramente assolutamente scientifica. Non che la scienza non sia una buona cosa, perché comunque serve una materia che indaga la realtà materiale, ma non serve una materia che getta un diktat, un assolutismo che chiude tutte le altre porte a ciò che veramente è l'uomo. L'uomo veramente non è un essere unidimensionale soltanto materiale, vi annuncerò, ma è un essere, se lo vuole, multidimensionale. E lì iniziano le sorprese, e lì iniziano i santi, i Gustavo Roll e altri guru, i Buddha e tutti i fenomeni inspiegabili, compresi quelli che praticavano il Kung Fu, i monaci tibetani e i monaci, come si chiamano? Adesso non mi viene il nome, i monaci, quelli con la S, non mi ricordo. Bene, allora vi do un esercizio. Trovatemelo voi di quali monaci sto parlando. Arrivederci.